apri menu tecniche. Apri menu tecniche. Ok. A costumi, aspetta. Wow, no! Devo mettermi questo qua di costume, sti cani. Sì, voglio. Voglio questo. Peter Parker, posso sbloccare altri due costumi. No! Qua devo alzare un po' il volume però per Spider-Man. Oh, guarda qua Peter Parker, quanto è bello! No! Non ci va. No! Questo. Per Peter Parker. Ancora uno. Questo. No! Oh, ok, no, non ti preoccupare. Oh, mannaggia, ho detto questo, voglio e lo metto così. Ok. Gadget. No, fermo. Fermo questo. Ok. Ah, dove cercare? Crimini, richiesta nei ricordi di Marco. Ah, ok. Va benissimo, perfetto. Abilità, ho 0 punti abilità, quindi posso continuare. Oh, guardate com'è bello Miles Morales con questo costumino. È al top! Ehi, Miles. Dica. Provo ad abituarmi ai tuoi vocali. Ti ho segnato una posizione. Che ne dici? Ehi, zio Aaron. Beh, sei troppo impegnato per me. No, volevo solo lasciarti in pace dopo che sei uscito. La pace è stanca. Ma che? Abbiamo questioni in sospeso. Ah, sì? Non lo sapevo questo fatto dell'acqua. Va da lui. No, plana sull'acqua. Poi penseremo a chi ha preso Martin Lee e Scorpion. Credo che ci sia dietro qualcosa di grosso. Fuochi d'artificio? Meglio avvisare quei tizi che serve un permesso prima che qualcuno chiami la polizia. Sì? Sì, aveva la fumo. Ah, sì. Ehi, qualcuno di voi ha un permesso per questo? Ok, grazie, gente. Sì, ha portato sfortuna. Mike, respira ancora, ma lo porto all'ospedale. Non dovevo fidarmi di quei razzi. Dici che se la caverà. Diciamo che è stato un po' iettatore in realtà Miles Morales. Non voglio correre rischi. Diciamo che è stato un po' iettatore Miles Morales. Io non vorrei dire nulla, però. Dove? Spider-Man! Tranquillo, ti porto in ospedale. A proposito, dopo che ti ho portato sfiga. Specifico che è illegale sparare fuochi d'artificio a New York. Non lo sapevamo. Erano per nostro fratello Lex. Li amava tanto. Da quando ci ha lasciati ne lanciamo sempre qualcuno nel giorno del suo compleanno. Oh, mi dispiace. Mi dispiace. Oh, ho detto la stessa cosa. Vai. Ecco, qui hanno un grande staff. Vedrai che ti rimetteranno in sesto. Ottimo. Grazie. Anzi, aspetta. Se quei fuochi non erano a norma, forse dovresti indagare su chi ce li ha venduti. Allora, Spider-Man su TikTok si vede meglio di Resident Evil. Vado subito a dare un'occhiata. Si vede più fluido Spider-Man rispetto a Resident Evil pure su TikTok, sì. Ehi, attento a quel barile! Se il carico salta in aria, addio grana! Vuoi fare soldi? Vai a controllare le armi e lasciami lavorare. Oh, dove sei andato? Che succede? Allora.
cazzo. Eccoti. Pronto a soffrire? Ehi, ragazzi! Vi avverto, qui ci sono dei tipi loschi che vendono pessimi... Ehi, aspettate un secondo! Il ragno! Chiamate i ragazzi! Dobbiamo proteggere il carico! Finiamolo! Fatto pezze! Ah! Mi sfido, Spider-Man! Vai! Non l'ho fatta! Salta in aria! Attaccata un bam bam! Yes! Ma... I fuochi sono accesi. Oh, posso buttarli nel fiume. Aspetta. Yes. Altre due. Ok, ultima cassa. No, dov'è l'ultima cassa? O qui finisce male. Bene. Ok, TikTok, già ho segnalato i contenuti per maggiorenni, grazie. Sei stato tu? Già l'ho segnato, TikTok. Cioè, Spider-Man viene considerato un gioco per maggiorenni. Vi siete divertiti a New York. Ciao, ciao. TikTok mi ricorda che alcune persone potrebbero provare disagio guardando questo gioco. Ah, già, è vero. Scusate, non volevo svegliarvi. E dai, non litighiamo. Ok. Vai. Fatto. Forse sono paranoico. Iole. Ti hanno distrutto prima. Ci sono anche loro. Al lavoro. Nel negozio all'angolo. Al parco. Ci stanno pedinando. Marco sembrava terrorizzato. Chissà se i suoi inseguitori sono ancora in giro. Intanto quella missione non me l'ha più data, la volevo rifare. Vediamo se me la dà ora. Bam. Ah già, è vero, qua quando... Perché la sorpresa? Non è il mio compleanno. Voglio solo aiutarvi. Oh, ce n'è ancora uno. Fatti tutti, yes. Tutto questo casino per un cristallo. Bravo. Bravo. Ho detto agli agenti che qualcuno ci sta seguendo. Ma non mi hanno ascoltato. Nessuno mi crede. Ah. Ah, poverino. Devo risolvere la questione da solo. Nessuno vedeva Marco da anni. Se avessi saputo che era nei guai, sarei intervenuto. Ehi, ho parlato con la mia fonte a Rapt. Marco è confuso e aggressivo fin dall'arresto, ma comincia a dare segni di miglioramento. Okay. Qualunque cosa tu stia facendo con quei cristalli, continua così.
Oh, 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 oh! Mi stavate aspettando? Fatti fuori tutti con un colpo. Spider-Pep. Grande Spider-Pep. Ora tocca a me seguirle. Scoprire chi ho di fronte. Sono finito in questa scuola abbandonata ad Arnold. Ok. E comincio già a pentirmene. Marco non aveva nessuno su cui contare. Mi dispiace per lui. Allora riprendiamo. Un cristallo di Marco. Prendiamolo. Ok. Come va, amici di sabbia? Questi tizi non mollano. Ok. No, questa l'ho sbagliata. Vai. Scuotere il cristallo di sabbia. Li ho trovati. Mi stavano aspettando. Con armi di ogni genere. In che razza d'inferno mi sono cacciato? Non aspettavano armati. Sapevano con chi avevano a che fare. Tra poco non rideranno più. Esatto. Devi per forza tenere la maschera? Ah, lo zio. Dipende. Rilassati. Non voglio farmi pestare di ma nuovo. Ma per Identical Separate Ways l'hai finito? Sì, 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 come? L'ho finito. Anche tuo padre mi fissava sempre in questo modo. Ehi. Martin Lee lo hanno liberato. So cosa pensi, Miles. Non è colpa tua. Non lasciare che viva qui. È solo un'altra prigione. Non è così semplice. No, non era lo zio cattivo. Detto. Diciamo che era andato sulla cattiva strada, ma non era da parte cattivo. Il passato e lasciare spazio al futuro. Per questo ti ho chiamato. Mi serve una cosa. Farei da solo, ma... Prowler è in pensione ormai. Che cos'è? Vecchia tecnologia che voglio recuperare. Nascosta in un laboratorio Roxxon a Central Park. Ah. Sì, ho presente. Presente, sì. Hai davvero chiuso con Prowler? Sì. Diciamo, vabbè. Sì, per entrambi. Bravo, bravo zio. Ehi, aspetta. La maschera. Ma come? Miles, riguardo lì. Sii prudente. Sì, sì. Yes. Sul serio, Miles. Ho sentito che quel tizio può mandarti il cervello in pappa. Lascialo perdere. Allora, raccontami le novità. La scuola? Il college? Come al solito. Piace qualcuno? Non saprei. Qui
Quindi qualcuno c'è. Sono qui. Cosa devo cercare? Usa gli occhi, nipote. Ho caricato un codice di Prowler quando ho scambiato la maschera. Ovviamente. Ok. Il bottino resta nascosto finché non rileva il codice della tuta. Oh. L2 per cercare. L'ultimo passo, ecco, è decifrare la chiave. Prova. Non avere fretta. Va con calma. Allora. Ma. Un'altra porta. Oh. Oh. Spider-Man, però non è che quando spruzzi una ragnatela devi arrivare per forza. Grande. Ah, ok. Non si apre da qui. Ah. Dobbiamo entrare. Sarà aperta questa? Andiamo, forse sopra. C'è un ingresso dal tetto. No. Forse da qui. Infatti, visto? Lo sapevo. Quasi meglio di Prowler. Ora dovresti riuscire a entrare. Oh, porco cane. Oh, ma è... Da pazzi. Tenevi l'intera stanza nascosta qui in piena vista. Ho capito, ora. Ah, devo aspettare che... Cosa fa? Da qualche bonus? No? Bene. Ora vuoi dirmi di cosa si tratta? Sono vecchi prototipi. Puoi tenere tutto. È tecnologia di qualità. Fammi. Può essermi utile. Vediamo un po'. Allora, hai ottenuto un componente tecnologico raro. Usa le risorse a tua disposizione per sbloccare costumi, gadget e tecnologie... Costumi. Ok. Potenzia le tecnologie e i costumi per migliorare le capacità di combattimento e di modalità. Premi per continuare. Seleziona energia. Tieni premuto. Ho incrementato l'energia del 10%. Perfetto. Se faccio così, non posso fare nulla. Perché ho finito. Un punto a beta. Questo posso fare? Non posso fare niente. Un costume. Oh, zi. Ah, è per Peter Parker. Vediamo. Oh, Peter. No, mi tengo quello che c'ho qua. Ascolta, queste non sono le uniche scorte. Zio. Chiunque abbia liberato lì farebbe carte false per le mie. Grande Peter Pepp. Non voglio che finiscano in mani sbagliate. Tu sei l'unico di cui mi fido. Okay. Comunque, il live. Live Spider-Man si vede in una maniera paurosa. Fatti sentire. Sto vedendo su tutte le live che ho attive ora. E Miles. E si vede bene. Vede lo che passò con il transferi con Tasbien? Sì, ma sì, Mary, proprio una... Si vede proprio bene. Ah. E come Tael? E sta trattando. Pues che bueno. Mami, te devo in casa. E prima che tu lo chieda di nuovo, sto bene. Te lo giuro. È chiaro. Andiamo in città a vedere che succede. Potrei persino trovare Martin Lee nel frattempo.